Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Macivir SF Group SRL, ultimo aggiornamento, 26 settembre 2022. Cos'è Macivir? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Macivir durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Macivir? Macivir è un farmaco a base del principio attivo famciclovir, appartenente alla categoria degli antivirali e nello specifico nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della trascrittasi inversa. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Macivir può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Macivir 500 mg 21 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SF Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: Famciclovir. Gruppo terapeutico: Antivirali. Forma farmaceutica: Compresse rivestite. Indicazioni: infezioni da virus varicella zoster, VZV, herpes zoster. Macivir è indicato per il trattamento dell'herpes zoster e dello zoster oftalmico negli adulti immunocompetenti, vedere paragrafo 4, 4, il trattamento dell'herpes zoster negli adulti immunocompromessi, vedere paragrafo 4, 4, infezioni da virus herpes simplex, HSV, herpes genitale. Macivir è indicato per il trattamento del primo episodio e degli episodi ricorrenti di herpes genitale negli adulti immunocompetenti. Il trattamento degli episodi ricorrenti di herpes genitale negli adulti immunocompromessi. La soppressione dell'herpes genitale ricorrente negli adulti immunocompetenti e immunocompromessi. Non sono stati condotti studi clinici in pazienti immunocompromessi affetti da HSV per cause differenti dalle infezioni da HIV. Vedere paragrafo 5, 1. Posologia: posologia herpes zoster e zoster oftalmico in adulti immunocompetenti. 500 mg 3 volte al giorno per 7 giorni. Il trattamento deve iniziare non appena possibile dopo la diagnosi di herpes zoster o zoster oftalmico. Herpes zoster in adulti immunocompromessi. 500 mg 3 volte al giorno per 10 giorni. Il trattamento deve iniziare non appena possibile dopo la diagnosi di herpes zoster. Herpes genitale ricorrente in adulti immunocompromessi. Trattamento episodico di herpes genitale ricorrente: 500 mg 2 volte al giorno per 7 giorni. Si consiglia di iniziare il trattamento non appena possibile alla comparsa dei sintomi prodromici, esempio formicolio, prurito, bruciore, dolore o delle lesioni. Soppressione dell'herpes genitale ricorrente in adulti immunocompromessi. 500 mg 2 volte al giorno. Pazienti con compromissione della funzionalità renale, poiché una ridotta clearance del pencyclovir è correlata ad una ridotta funzionalità renale, misurata dalla clearance della creatinina, si deve prestare particolare attenzione al dosaggio nei pazienti con ridotta funzionalità renale. Le dosi raccomandate nei pazienti adulti con compromissione della funzionalità renale sono indicate in tabella 1. Tabella 1: dosi raccomandate in pazienti adulti con compromissione della funzionalità renale. Indicazione e dose nominale clearance della creatinina ml/min. Dose aggiustata herpes zoster in adulti immunocompetenti. 500 mg 3 volte al giorno per 7 giorni 60, 500 mg 3 volte al giorno per 7 giorni 40, 59, 500 mg 2 volte al giorno per 7 giorni 20, 39, 500 mg 1 volta al giorno per 7 giorni 60, 500 mg 3 volte al giorno per 10 giorni 40, 59, 500 mg 2 volte al giorno per 10 giorni 20, 39, 500 mg 1 volta al giorno per 10 giorni 40, 500 mg 2 volte al giorno per 7 giorni 20, 39, 500 mg 1 volta al giorno per 7 giorni 40, 500 mg 2 volte al giorno 20, 39, 500 mg 1 volta al giorno 20, 250 mg una volta al giorno. Pazienti in emodialisi: 250 mg dopo ogni dialisi. Pazienti con compromissione della funzionalità renale in emodialisi, poiché un'emodialisi di 4 ore ha determinato una riduzione fino al 75% delle concentrazioni plasmatiche di pencyclovir, famciclovir deve essere somministrato subito dopo la dialisi. Le dosi raccomandate per i pazienti in emodialisi sono indicate in tabella 1. Pazienti con compromissione della funzionalità epatica. Nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata non è richiesto alcun aggiustamento posologico.
Non sono disponibili dati in pazienti con compromissione epatica grave, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Pazienti anziani e 65 anni, non sono richieste modifiche del dosaggio, se non in caso di compromissione della funzionalità renale. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di famciclovir nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non sono state stabilite. I dati attualmente disponibili sono descritti ai paragrafi 5, 1 e 5, 2. Modo di somministrazione: Magidir può essere assunto indifferentemente durante o lontano dai pasti, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipersensibilità a penciclovir. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: uso in pazienti con compromissione renale. Nei pazienti con funzionalità renale compromessa si deve modificare il dosaggio, vedere paragrafi 4, 2 e 4, 9. Uso in pazienti con compromissione epatica famciclovir non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti degli altri medicinali su famciclovir: non sono state identificate interazioni clinicamente significative. L'uso concomitante di probenecid può determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche di penciclovir, il metabolita attivo di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Magidir durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Magidir durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile: non ci sono dati che supportino raccomandazioni speciali per le donne in età fertile. Le pazienti con herpes genitale devono essere informate sulla necessità di evitare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: non è stato condotto alcuno studio per indagare gli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, i pazienti in terapia con Magidir che manifestano capogiri, sonnolenza, confusione o altri disturbi del sistema nervoso centrale devono astenersi dal guidare veicoli e dall'usare macchinari. Effetti indesiderati: negli studi clinici sono state segnalate cefalea e nausea. Questi effetti sono stati generalmente di intensità lieve o moderata e si sono verificati con una frequenza simile anche nei pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: i casi di sovradosaggio con famciclovir sono limitati. In caso di sovradosaggio, si deve istituire la terapia sintomatica e di supporto del caso. Raramente è stata segnalata insufficienza renale acuta in pazienti con patologia renale latente nei quali la dose di famciclovir non era stata adeguatamente ridotta, in relazione al livello di funzionalità renale. Penciclovir è dializzabile. Le concentrazioni plasmatiche sono ridotte di circa il 75% dopo 4 ore di emodialisi. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della transcriptasi inversa, codice ATC. GO5AB09. Meccanismo d'azione: famciclovir è il profarmaco orale di penciclovir. Famciclovir è rapidamente convertito in vivo. Proprietà farmacocinetiche: caratteristiche generali. Assorbimento: famciclovir è il profarmaco orale di penciclovir, metabolita attivo contro i virus. Dopo somministrazione orale, famciclovir è rapidamente ed ampiamente assorbito e convertito a penciclovir. La biodisponibilità, dati preclinici di sicurezza, tossicità generale. Gli studi di sicurezza farmacologica e tossicità a dosi ripetute non rilevano rischi particolari per l'uomo. Genotossicità: famciclovir non è risultato genotossico in una serie completa di tests. Elenco degli eccipienti: Magidir 500 mg compresse, idrossipropilcellulosa, sodio amidoglicolato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina 101, cellulosa microcristallina 102, rivestimento, ipromellosa, titanio biossido e 171, polietilenglicole 400. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di Magidir a base di famciclovir sono Coirgen, famciclovir Milan Generics, famciclovir Pensa, famciclovir Teva, Famvir, Vilacir. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.